Dopo un anno di stop causa Covid, torna a popolarsi lo scavo archeologico di Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio. Si tratta di uno dei siti dedicati alle sepolture più interessanti e importanti d'Italia. Situato proprio ai piedi dell'antica abbazia camaldolese, lo scavo, svolto su concessione ministeriale e organizzato dal comune di Altopascio e dalla divisione di paleopatologia dell'Università di Pisa, sotto la direzione scientifica del dottor Antonio Fornaciari, torna ad ospitare gli studenti del master di primo livello in antropologia scheletrica, promosso dalle università di Bologna, Milano e Pisa. Abbiamo una serie di studenti che provengono da vari atenei italiani e stanno facendo pratica di scavo di sepolture qui a Badia Pozzeveri. L'interesse scientifico nella ricerca del cantiere attuale è legato al fatto che stiamo indagando i livelli precedenti all'abbazia di San Pietro, in particolare nell'area di quello che era l'antico sagrato dell'abbazia. Siamo scesi su livelli anteriori all'XI secolo. E oltre agli allievi provenienti da ogni parte d'Italia, questo angolo di Altopascio si è popolato anche di bambini e famiglie, oltre a cittadini curiosi, in un doppio evento promosso dall'amministrazione comunale con le visite guidate agli scavi. L'obiettivo nostro, dell'amministrazione comunale, è sempre stato quello di valorizzare e incentivare, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista della conoscenza da parte degli cittadini di Altopascio, quello che qui accade oggi e quello che qui accadeva in passato.